La scheda si presta a lavorazione in doppio fronture. Doppia frontura, scusate. Praticamente otteniamo con un gioco di colori e una vecchia scheda otteniamo un effetto qua, così, diciamo che per quanto gradevole non o per meglio dire, la realizzerò anche in questo caso in questo modo, però non era quello che volevo, cioè mi aspettavo qualcosa di diverso. Ho fatto una prova così, un po' a follia, per vedere se in prima frontura, con un tipo di scheda che era diversa perché è comunque con lavorazioni forate tra i disegni, e mi sono fatta venire delle idee. Infatti, probabilmente riuscirò a lavorarla in vari modi e condividerò con piacere, ma questo è il più strano, secondo me. Perché? Perché la lavorazione è nata veramente per intuito. Ho selezionato gli aghi, su tutte le macchine facciamo lo stesso lavoro. Tasti part slip empty, quindi punti saltati, punti vuoti come vogliamo chiamarli. Io a questo punto ho contato un disegno di quante righe è formato e sono 18. Quindi faccio 18 passaggi. Nei 18 passaggi mi si crea questo, dei lunghi fili. Di primo pensiero è stato, ora la butto, nel senso non serve a niente. Poi mi hanno aiutato i punti manuali e ho preso un semplice ago della macchina. Un punzone a paletta, chiaramente farò stessa cosa. Ho tolto il peso, ovviamente è su un pezzetto per l'inquadratura. Poi non ho fatto altro che prendere con attenzione i singoli fili. L'abbiamo visto in tanti video, è una delle caratteristiche dei punti manuali, del punto tessuto ripreso con scheda. E questa volta ho voluto sperimentare per un punto diverso. Non credo di averne visti in giro e questa cosa mi fa piacere averla scoperta. Dopodiché, una volta fatto, prendo il punzone A1 perché lo metto meglio sull'ago. Prendo l'ago che mi sta più comodo. Ho creato questo rilievo particolare e chiaramente poi proseguo con altri 18 giri. Praticamente io ho un po' esattamente come quello in doppia frontura, solo di fili lenti. E non faccio altro che chiaramente ripetere. Prendo la prima maglia, spero di è da porre un attimo attenzione a questo, vediamo di vederlo bene. Non è semplice, ma insomma, ci si prova. Controllare con lo stelo, per questo ho preso un ago, che sia il primo giro, perché il primo resta un po' nascosto perché sono solo due maglie. Ma al secondo che facciamo sappiamo benissimo quale filo prendere, però specialmente se è un filato come il mio un po' melangiato, maschera e nasconde. Poi chiaramente seguiamo sempre l'andamento, c'è sempre più complicata, no, realmente è divertentissimo, solo che ci permette di creare su colori diversi come vogliamo punti particolari che in giro non sono visti e rivisti. Porre attenzione, io sono costretta a spostare troppo in avanti per mostrare alla videocamera, ma non portiamo avanti il lavoro così tanto. Eccomi qua. Oppla, messo sopra. Rimettiamo il pettine e rifacciamo 18 giri. Ho fatto un giro di troppo, però insomma, due giri di troppo, quindi questo è da porre attenzione, cioè non permettere che l'ultimo passaggio lo perdiamo, perché se lo perdiamo non facciamo il disegno, quindi richiede solo un pizzichino di attenzione. Però diciamo che per chi
vuole osare qualcosa di diverso, è una soluzione ideale. Poi l'occhio si abitua a qual è il punto in cui abbiamo formato tutto il disegno. Quindi sì, lo so, è un po' empirica la cosa, perché dice, ma insomma, sì, però questo fa sì che noi si crea qualcosa che difficilmente troveremo in giro. Dice, come lo uso? Ma resta sempre un rasato con questa particolare lavorazione, che però si presta veramente anche a modelli semplici in rasato, uomo, donna, perché sono diversi, sono veramente un punto, almeno a me piace molto, e non perché è nato per caso, perché ne nascono tanti che non ti dicono niente. Questo ha questa particolarità di essere un po' particolare di suo, un po' pazzo, un po' diverso, pulito dietro, perché non si nota assolutamente niente, una leggera gruffatura che quando andiamo a stirare con il ferro diventa veramente gradevole, molto particolare secondo me, e credo che si possano studiare anche altre soluzioni utilizzando questo sistema. Ovviamente è da porre attenzione, perché ogni disegno, si nota, è sulla sua base, per cui sono 18 giri, 18 passaggi di carrello, per meglio dire, per non fare confusione. La maglia ripresa prenderà le sue forme, perché qualcuno andrà più verso destra, altri verso sinistra. Volendo potremmo farla anche in diagonale, non ci ho provato onestamente. Se ci sbagliamo a chiudere o a far partire il filato o non riprendere bene, è un problema, quindi bisogna stare attenti a quello che facciamo, però otteniamo una cosa molto piacevole. L'ho provato anche sul cotone, è molto carino. Sono stata sciocca a non provarlo nei due colori, ma se volessimo anche fare alternato due passaggi e due passaggi, potremmo ottenere anche gradevolmente, chiaramente sulla macchina, non dopo, ma potremmo ottenere anche facendolo anche su 4, 6 giri. Cioè è un sistema carino anche per... ovviamente noi sulla macchina facciamo questo lavoro, se lo facessimo sul doppio di cambio di colore, ovviamente, eccomi qua, avremmo anche la righina mostrare in video, e fare sempre estremamente complicato, ci vuole più tempo di quello che sto impiegando io, cioè meno tempo, scusate, io sono presa dalla posizione e dalla videocamera, però otterremo anche il disegno rigato. Cioè voglio dire, si presta a tante soluzioni per avanzi di colori, e nello stesso tempo, unica particolarità, non fare come me, perché se saltiamo un giro il disegno non viene, però poi alla fine otteniamo un effetto molto particolare.